La scomparsa e il silenzio del rettore manifestano sicuramente, diciamo, un riconoscimento, anche se silente, della potenza del movimento studentesco a Napoli, e cioè il fatto che probabilmente il rettore non saprebbe rispondere alle domande che noi gli poniamo, né sarebbe pronto al confronto, e questo l'abbiamo visto anche all'incontro pubblico a cui hanno partecipato oltre 500 studenti in seguito all'occupazione del rettorato. A Napoli gli studenti legati alla rete studentesca palestina continuano a mobilitarsi, chiedendo ancora una volta l'immediato cessate il fuoco in Medio Oriente e nella striscia di Gaza, con la specifica richiesta indirizzata al rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, di interrompere qualsiasi legame istituzionale con Israele, a partire dalle sue stesse dimissioni dalla Fondazione Medor, che vede Lorito inserito nel comitato scientifico, una fondazione presieduta dall'ex ministro Marco Minniti, che è legata alla Leonardo, esportatrice di armi e dispositivi militari verso Israele. All'interno del cortile della Facoltà di Lettere dell'Università Federico II, gli studenti della rete studentesca per la Palestina, così come è avvenuto in altri atenei italiani, hanno allestito più tende ed hanno annunciato che vi resteranno nelle prossime ore. Gli studenti sono partiti in corteo da Largo San Marcellino, altra sede dell'Ateneo Federiciano, giungendo poi a Porta di Massa, sede del Dipartimento degli Studi Umanistici. Non si può rimanere in silenzio, bisogna dare uno scossone, bisogna fare pressione, e questo ce lo dicono dalla Palestina, sulle istituzioni che abbiamo più prossime, affinché si venga presa una posizione, perché le vittime sono troppe, il sangue che si sta spargendo è troppo, vogliamo una pace in Palestina che sia giusta, però, che quindi sia sulla base della liberazione del popolo e della fine dell'occupazione.